Ben trovati a una nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. G7, condanniamo gli attacchi di Hamas, chiediamo il rilascio degli ostaggi. Le terapie innovative contro l'atrofia cerebrale. Sindacati dei medici, sciopero contro il taglio delle pensioni. Le sane abitudini per ringiovanire di 6 anni. Condanniamo inequivocabilmente gli attacchi terroristici di Hamas e altri in tutto Israele. Chiediamo il rilascio immediato di tutti gli ostaggi senza precondizioni. È quanto si legge nella dichiarazione firmata dai ministri degli esteri del G7 a conclusione dell'incontro a Tokyo, con la quale vogliono ribadire il loro impegno per garantire una soluzione a 2 stati in pace e sicurezza. Nonostante la ferma condanna degli attacchi di Hamas, i ministri del G7 hanno voluto sottolineare l'importanza che Tel Aviv agisca in conformità con il diritto internazionale. L'atrofia cerebrale è una delle complicanze più dannose della sclerosi multipla. È stata presentata una nuova terapia che è in grado di prevenire l'atrofia cerebrale e il rischio di danno d'organo e di disabilità. Ce ne parla Eleonora Cocco, direttrice del Centro Sclerosi Multipla al Binaghi di Cagliari. Conozanimod è una terapia orale che è stata introdotta recentemente nel panorama della sclerosi multipla dopo l'approvazione delle agenzie europee, chiaramente l'AIFA, e fa parte di una categoria di farmaci che si chiamano modulatori del recettore della sfingosina 1-fosfato che abbiamo a disposizione da alcuni anni. Il capostipite è si chiama Fingolimod, che però aveva un'azione su 4 dei 5 recettori appunto per questo tipo di molecole. Losanimod ha la caratteristica prima di tutto di essere un modulatore selettivo di 2 di questi recettori. Questo è un vantaggio rispetto appunto al capostipite, perché da un lato diciamo focalizza il meccanismo d'azione su quelli che sono i meccanismi diciamo più importanti nella modulazione della malattia e del sistema immunitario, e dall'altro lato permettono di ridurre l'impatto su alcuni altri organi che poi sono quelli che possono dare degli effetti collaterali e degli eventi avversi. A seguito della misura taglia pensioni messa in manovra, ANAO Assomed e Cimo Fesmed per il prossimo 5 dicembre hanno fissato uno sciopero di 24 ore. Ci sarà una mobilitazione per modificare la legge di bilancio, ha annunciato l'intersindacale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, che si sono aggiunti alle 2 organizzazioni. Varie le criticità che la legge di bilancio non affronta, secondo i 2 sindacati, a partire dai rinnovi dei contratti, un piano straordinario di assunzioni e uno sblocco, anche parziale, del tetto alla spesa per il personale sanitario. Una lista di 8 cose essenziali per la vita, pensata dall'American Heart Association per aiutare a migliorare la propria salute cardiovascolare attraverso un'attività fisica moderata, una dieta ricca di verdure, noci e proteine e non fumare. Ora la Columbia University Irving Medical, attraverso uno studio, ne ha evidenziato gli effetti anti-invecchiamento. Dei 6.500 partecipanti, chi seguiva fedelmente la lista aveva un'età biologica in media 6 anni più giovane della loro età anagrafica. Al contrario, chi non adottava uno stile di vita sano presentava un corpo mediamente 4 anni più vecchio. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram, e vi do appuntamento alla prossima edizione.